Chiesa è per tutti, non significa che è di tutti. Sono qua con il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. È una biografia, ne tiriamo velocemente i punti, che colpisce davvero. Allora, nato vicino a Bergamo, a Colonia al Serio, nel 65, 58 anni. Nel 90 diventa sacerdote a Bologna, conosce la realtà dei frati francescani minori, va in Terra Santa, consegue la licenza in teologia biblica e cura la pubblicazione del Messale in ebraico, uno dei curatori. Dal 2004 al 2016 diventa custode di Terra Santa per ben tre mandati, 6 anni più 3 più 3, dal 2016 amministratore apostolico del patriarcato, quindi ordinato anche arcivescovo, dal 2020 patriarca e adesso dal 2023 cardinale. Grazie per aver accettato questa intervista e dedicarci del tempo. Grazie a voi. Ecco, partiamo dal principio. Lei è entrato in seminario a 11 anni ed è uno scenario oggi difficile da vedere nei seminari di oggi. Allora, che lavoro va fatto per rendere fertile il terreno dove possono germogliare queste vocazioni? La vocazione ha bisogno di un contesto. Il contesto deve essere innanzitutto familiare, un contesto di fede. La fede nasce innanzitutto dalla famiglia, non da altre cose. Prima cosa. L'altra cosa, ha bisogno anche di un contesto che faccia comprendere il desiderio di assoluto. La vocazione nasce, una vocazione così radicale, che è quella di, anche dal punto di vista umano, non così ragionevole, ha bisogno di ideali molto forti che non si raggiungono in via razionale o di pensiero, ma solo attraverso l'esperienza, l'incontro con persone che ti trasmettono questo desiderio di assoluto. Ecco, e poi ripeto, l'incontro con le persone, persone che soprattutto quando sei piccolo, i bambini non sono in grado di fare grandi astrazioni teologiche o spirituali. I bambini seguono gli esempi, vogliono diventare calciatori, aviatori, che so io, o sacerdoti, se incontrano un sacerdote che lascia il segno. È stato un po' il suo caso? È stato il mio caso. Ecco, da sacerdote, rimanendo sacerdote, cardinale. Allora, cosa vuol dire essere cardinale nel 2023? Beh, dovrò impararlo anch'io, naturalmente, ma credo che significhi, dunque, dal punto di vista teologico, che sia ecclesiale, essere cardinale significa diventare parte della Chiesa di Roma e primo collaboratore del Vescovo di Roma, che è il Papa. Questa è la prima cosa. Poi significa, poi nella concretezza della mia vita a Gerusalemme, significa essere la voce della Chiesa Universale a Gerusalemme e portare da Gerusalemme alla Chiesa Universale la voce di Gerusalemme. E quello spirito di sacrificio che è simboleggiato dal sangue, del suo colore che è chiamato a portare, naturalmente sì. Oggi non è che i cardinali vengano martirizzati tutti i giorni, però questo spirito di sacrificio rimane. Sì, spirito di sacrificio ce l'hanno tutti, tutti coloro che vogliono dedicare la vita a qualcosa di grande andranno anche incontro a incomprensioni, solitudini e anche ostilità. E a Gerusalemme questo lo conosciamo molto bene. Ecco, forse non si dà il sangue in maniera fisica, anche se in alcune parti del Medio Oriente questo è accaduto, da noi ancora no, grazie a Dio, spero che non accada neanche nel futuro, però essere pronti comunque a rendere ragione della speranza che è in noi, rendere ragione della fede che abbiamo, questo resta sempre, e il ruolo di cardinale richiede di farlo non soltanto per sé, ma anche nella propria persona, a nome della propria comunità che deve difendere. Ecco, ha introdotto il discorso di Gerusalemme. Mi ha colpito molto al termine della sua creazione cardinale che la prima persona che ha abbracciato e salutato dopo il Santo Padre è stato il patriarca greco ortodosso di Gerusalemme. Allora è un gesto spontaneo e potente che però ben dipinge il suo impegno verso l'ecumenismo. Naturalmente a Gerusalemme una cosa è chiara e si impara molto bene, che nessuno è un'isola, siamo tutti necessari l'uno all'altro. E soprattutto per noi cristiani è la prima missione quella di cercare l'unità, che non significa uniformità, che non significa diventare un'unica cosa, perché la storia ci ha divisi, ci ha resi diversi l'uno dall'altro, ma volersi bene innanzitutto e collaborare nelle tutte le forme possibili. E devo dire che con il patriarca greco ortodosso, che ha voluto essere presente, quindi non è una cosa del tutto scontata, è la prima volta in assoluto, ha voluto essere presente, è un segno di come siano cambiate le relazioni tra noi in questi anni.
Gerusalemme, casa dell'ecumenismo, ma anche la casa delle tre più grandi religioni monoteiste. Allora le chiedo, come si fa a instaurare un sincero dialogo interreligioso che vada oltre il perbenista siamo tutti uguali e che non contraddica il fatto che per la Chiesa Cristo è la verità? Dunque, innanzitutto non siamo tutti uguali. Non è vero che siamo tutti uguali, non è vero che tutte le religioni sono uguali. È una cosa che è molto chiara a Gerusalemme, è una cosa che nessuno a Gerusalemme vuole sentire. Ecco, questo è un po' un prebenismo forse un po' occidentale, ma a Gerusalemme non possiamo permetterci il lusso del prebenismo, insomma, tante le difficoltà, le tensioni, l'identità così molto forte, così accentuate. Bisogna essere veri, bisogna essere onesti con se stessi, e questo poi viene riconosciuto. Questo non significa avere prospettive diverse, narrative diverse, visioni diverse. Non significa che non ci si possa voler bene. E convivere. E convivere. Naturalmente è una convivenza che sarà sempre complessa, perché ci saranno tantissime persone che accetteranno di essere in relazione con te, altre invece che non lo vorranno, ma questo fa parte della vita, dunque non possiamo pretendere l'unanimità dappertutto. Ecco, quello che è importante comunque è continuare con caparbietà, serenamente però, ecco, cercare di costruire là dove si riesce, con chi è disponibile. Ecco, Gerusalemme è un po' il centro del mondo, appunto ci sono le tre grandi religioni, c'è tutto il mondo, è un cuore della vita della Chiesa, però contemporaneamente periferia e centro di conflitto. E lei l'ha descritta in un'intervista, quella di Gerusalemme, come una comunità resiliente. Allora, cosa insegna Gerusalemme al mondo? Insegna innanzitutto tante cose, innanzitutto che nessuno è padrone del tempo. Noi vogliamo sempre avere l'esito, facciamo tante cose per cercare di arrivare a un risultato, ecco, allora nel tempo non lo gestiamo noi, perché dobbiamo fare i conti con l'altro che ha concezioni diverse del tempo, prospettive diverse, quindi bisogna anche saperlo attendere e così via. Questa è la prima cosa. L'altra cosa, insegna a non presumere, ancora una volta, che non siamo un'isola, a non presumere che possiamo imporre la nostra visione sugli altri, ma dobbiamo imparare a convivere anche con la diversità. Poi ci sono, l'altra cosa che insegna è che ci sono problemi che hanno soluzioni, problemi invece che non hanno soluzioni, con i quali si deve vivere. Quindi insegna a vivere anche dentro problemi che ti devi trascinarti o che ti devono accompagnare tutta la vita. Insomma, penso al conflitto. Il conflitto non finirà domani, le tensioni interreligiose non finiranno domani, ecco, fanno parte della nostra vita e così via. Ecco, sono situazioni molto chiare per noi, faticose, ma dove si trova anche tanta bellezza di umanità. Ecco, accennava a conflitti, forse in Europa abbiamo questa brutta abitudine, un brutto vizietto di non guardare al di là del nostro naso. E in un'intervista lei diceva che da parte dei palestinesi si percepisce che in Europa ci sono due pesi, due misure. Se qualcosa succede in Ucraina, tutti ne parlano, se accade in Palestina, nessuno dice nulla. Allora sono ancora forti queste barriere dell'indifferenza? Assolutamente sì. Diciamo che il Medio Oriente in generale e la Terra Santa in particolare, soprattutto i palestinesi, hanno una considerazione molto negativa dell'attitudine, dell'atteggiamento del mondo occidentale, soprattutto dell'Europa nei confronti del Medio Oriente. Ecco, a volte anche l'Europa che guarda il Medio Oriente con fare incuriosito. È successo a gennaio, quando è stata ordinata la prima pastora luterana palestinese a Gerusalemme, e questo ne ha conseguito il solito discorso, no? Che le richieste di aprire il sacerdozio femminile arrivano da ogni parte. Chi fa questa richiesta confonde il piano sociale con quello sacramentale, insomma vuole l'eguaglianza ma non entra nel discorso sacramentale. Allora come spiegare anche a tutti, insomma, la differenza di questi due piani e chiarire perché la Chiesa non può aprire a questo tipo di prospettiva? Ma io credo che si debba partire dalla fede innanzitutto. Se il punto di partenza è sociale, di diritti e doveri, è un punto di partenza che non ti consente di avere una visione integrale, vera, della realtà, della vita della Chiesa. Ecco, quindi partire dalla fede, dalla storia, dalla tradizione, che sono un riferimento costante e chiaro, prima cosa. Poi a Gerusalemme, l'altra cosa da tenere presente, un aspetto molto importante, e ripeto per la terza volta, nessuno è un'isola, quindi se le relazioni con il mondo ortodosso per noi sono importanti e costitutive anche della nostra vita, dobbiamo tenere conto anche della loro sensibilità,
Quindi le nostre scelte devono essere coerenti con il desiderio di restare uniti a loro e non invece di creare ulteriori fratture, ulteriori incomprensioni e così via. Quindi c'è tutto un aspetto da tenere presente, ma prima di tutto le scelte della Chiesa sono scelte che devono derivare dalla relazione con Cristo e con la tradizione che è rappresentata dalla Scrittura e dalla vita della Chiesa. Ecco, proprio relazione con Cristo, infatti lei nell'omelia che ha fatto l'altro giorno a Santa Maria Maggiore ha detto che l'identità cristiana non è un baluardo da difendere ma casa ospitale dove tutti sono benvenuti, noi con Cristo siamo per tutti. C'è però il pericolo che questo con Cristo svanisca per la smania di piacere al mondo? Il rischio c'è sempre stato e ci sarà sempre. E questa è la tentazione, è quello di evitare i problemi, o evitare le incomprensioni con il mondo diciamo così, con il mondo non religioso, il mondo laico, secolare, persino, eccetera. Ecco, ma tentazione c'è sempre, comunque non dobbiamo avere paura. In questo avremo sempre persone che non comprenderanno, non riusciranno a comprendere che il per Cristo non esclude ma include. Ecco, anche appunto, sicuramente questo intendeva il Papa alla GMG, con il famoso, quello che è diventato un motto, todos in Cristo, però. Certamente, in Cristo. La Chiesa è per tutti, non significa che è di tutti. Grazie. I fedeli invece nelle parrocchie, qua mi faccio un po' portavoce, sia dei miei coetanei che di tutti i parrocchiani, insomma, fanno fatica a capire che cos'è il sinodo e non capendo non lo seguono, non si interessano, non lo vivono, anche specialmente nella prima parte. Allora le chiedo in poche parole semplici per tutti che cos'è il sinodo. Il sinodo è tante cose, poi è cambiato molto il sinodo di qualche anno fa, soprattutto quest'ultimo sinodo che è proprio sulla sinodalità, quindi sembra una tautologia. Il sinodo è una delle forme, uno dei modi per la Chiesa di aprire dibattiti sui temi che sono comuni, sull'ascolto delle varie realtà, perché la Chiesa è sempre più plurale, parla diverse lingue, diversi colori, viene da diverse culture, quindi gli stessi temi sono vissuti in maniera molto diversa, percepiti in maniera molto diversa l'uno dall'altro. Quindi è un modo per confrontarsi sui temi essenziali della vita della Chiesa, in modo da poi trovare, per quanto possibile, se si riesce, non è detto che si riesca, dei criteri che siano comuni a tutti. Sinodo che però rimane sempre consultivo, questo... Che io sappia, almeno è così. No, visti gli aggiornamenti degli ultimi giorni, le varie, anche i famosi dubbi che sono usciti ieri, Sì, ma ci saranno sempre. C'è tanto parlare. Beh, se ne parla, ma si parla tanto nella Chiesa, si parla a proposito, a sproposito, ci saranno queste tensioni, comprensioni, visioni diverse, tentativi di imporre una cosa o l'altra, o anche paure di perdere qualcosa o qualcos'altro. Fanno parte un po' della vita della Chiesa, che è una realtà così complessa, ma non bisogna avere paura, perché la Chiesa non la faccio né io né lei, la facciamo io e lei, ma è Cristo quel che la conduce, quindi non dobbiamo avere paura di questo. Lei diceva che per non essere schiacciati bisogna avere qualcosa da dire, essere capaci di farsi sentire. E questo tocca inevitabilmente la dimensione comunicativa, no? E a Gerusalemme c'è il bel esempio del Christian Media Center. E allora come farsi ascoltare nell'oceano dei mezzi di comunicazione oggi? Innanzitutto vedo che avete studiato, insomma, che avete letto un po' le cose che ho detto. Credo, io sono sicuro, sono certo di questo, che se tu hai qualcosa di interessante da dire, questo viene fuori. Ecco, non bisogna avere paura, non bisogna seguire le mode o dire le cose pensando a cosa potrebbero pensare gli altri, eccetera. Essere molto liberi, autentici e dire cose che siano interessanti, che per noi Chiesa nascono innanzitutto dall'esperienza di fede, che questa è la difficoltà che c'è soprattutto in Occidente, fede che parla alla vita, che non è separata dalla vita. E che poi alla fine la verità in un modo o nell'altro viene a galla. La verità viene sempre a galla nei tempi, nelle forme, nei modi che noi non possiamo certamente controllare. Quello che è importante è comunque avere qualcosa di interessante. Lo vedo anche nella mia esperienza, insomma, ecco. Quando dici qualcosa di interessante arriva anche là dove tu non pensi potrebbe arrivare. E poi non bisogna preoccuparsi, insomma, tu getti il seme, poi il seme farà frutto a modo suo. Quando tu hai comunicato una cosa, quella cosa che hai comunicato non è più tua, è di chi la riceve, che ne farà quello che vuole.
Grazie, allora grazie davvero Eminenza per questo tempo che ci ha concesso, per gli spunti che ci ha offerto, la ringrazio e le auguro un buon rientro in Terra Santa, arricchito credo da questa esperienza romana e una porpora ancora una volta per tutta la Terra Santa. Grazie davvero. Grazie a voi.